Intanto un ringraziamento per l'invito a questo vostro importante momento di discussione e confronto. Mi spiace molto affidare il mio contributo al freddo strumento di un video, ma mi sarebbe piaciuto essere con voi fisicamente, e come spesso è accaduto peraltro in questi anni di relazioni e lotte comuni. Oggi sono impegnato in un'assemblea sindacale nel mio posto di lavoro e quindi in qualità di delegato RSU dei COBAS della scuola non potevo purtroppo assentarmi. Rivolgo perciò un saluto a tutti i presenti, confidando di potervi incontrare presto nei percorsi che costruiremo insieme. Come tutti, fatico molto a seguire le nostre diatribe nazionali, sindacali, sociali, politiche, come i nostri scontri sulle strategie, sulle pratiche di lotta o sulle alleanze. Ma devo dire che però condivido appieno il vostro tentativo di arricchire la giornata di sciopero generale con forme di mobilitazione centrate su problematiche, obiettivi di valenza generale e territoriale. Dal problema migranti, profughi, a quello del diritto di abitare, fino ad arrivare appunto a quello della salvaguardia dell'ambiente e della salute. Tutto questo coincide con il pensiero, peraltro, che quotidianamente, con fatica, cerchiamo di portare avanti anche all'interno dei nostri territori e nelle nostre pratiche. Ci battiamo contro il consumo di suolo, la cementificazione, i nuovi centri commerciali, le nuove arterie stradali, ma contemporaneamente ci occupiamo di profughi e richiedenti asilo, vedi per tutte, insomma, l'esperienza di Bassa Padovana Accoglie. Proponiamo la lotta contro l'uso dei rifiuti nei cementifici o per la difesa del parco dei Colli Uganei, ma nello stesso tempo ci mettiamo ad esempio a fianco delle lavoratrici della NEC nella loro strenua difesa del reddito e del posto di lavoro. Rafforziamo la rete della solidarietà, della cooperazione, dei gruppi di acquisto solidale, ma non perdiamo di vista la scuola, il mondo dei saperi. Quello che volevo trasmettervi oggi è legato appunto a problematiche tematiche di carattere generale. I cambiamenti climatici, le migliaia di morti nei nostri mari, l'impoverimento generalizzato di milioni e milioni di persone, i disastri ambientali, i conflitti che vediamo in ogni angolo della Terra, ci consegnano un contesto da brividi, dove appunto anche poi le nostre differenze, le nostre particolarità sono costrette ad impallidire. E quando mi ritrovo a parlare di queste cose, cerco sempre di partire dal quadro globale, cerco di capire come ciascuno di noi o le nostre forme collettive, possono incidere su questo. Ecco, mi piacerebbe che il nostro dibattito qui, come in altri contesti, non perdesse di vista questa bussola, avesse la capacità di mettere in secondo piano gli elementi divisivi in nome di un ragionamento e di un compito superiore che spetta a ciascuno di noi. Ecco, noi tutti abbiamo una grande responsabilità. Partiamo dall'accordo globale sul cambiamento climatico, quello siglato un anno e mezzo fa a Parigi, che era stato salutato da tutti, dai media, dai capi di Stato, come un enorme successo. È un accordo definito vincolante in grado di stabilizzare l'aumento delle temperature al di sotto dei 2 gradi centigradi. È un accordo che però è già stato ucciso nella culla dopo l'elezione di Trump negli Stati Uniti. E dobbiamo essere consapevoli che se anche fossero rispettati gli impegni per i singoli paesi, ci troveremmo di fronte ad un aumento di temperatura superiore a 3 gradi. L'organizzazione, questo è un aspetto, un passaggio che considero importante, che dobbiamo sempre tenere presente tutti quanti. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni stima in 250 milioni il numero di profughi ambientali, cioè quelli che saranno presenti nel 2050 qualora si mantenessero queste condizioni. Scienziati indipendenti ci avvertono anche che ci sarà un incremento dei conflitti, un'intensificazione dei fenomeni atmosferici estremi. Ne stiamo già vedendo gli effetti, cioè tutti e in tutti i territori, e pensare che la questione non ci riguardi complessivamente è drammaticamente smentita dai fatti. Ecco che allora sono doverose
a nostro avviso, alcune riflessioni preliminari anche sui possibili percorsi. Partiamo dal fatto che i governi, tutti i governi, sembrano parlare con lingua biforcuta e mentre da una parte esaltano questi accordi, continuano invece con politiche energetiche che prevedono ancora per decenni l'utilizzo dei combustibili fossili. In questo panorama l'Italia, è sulla stessa lunghezza d'onda dei grandi paesi industriali, per capirci, affiancando alle dichiarazioni roboanti sull'impegno a ridurre le emissioni, il rilancio delle ricerche petrolifere, l'incentivazione alla combustione dei rifiuti, la produzione di energia mediante l'utilizzo di biomasse, eccetera. Nella pratica non si fa nulla di concreto per arrestare il consumo di suolo. Non si investe nella salvaguardia del territorio, si continua a perseguire la logica delle grandi opere. Ecco, altro aspetto importante che non dobbiamo mai dimenticare, ed è quello, il ragionamento sulla ricchezza, insomma, no? Il fatto che la popolazione, il 10% della popolazione detenga quasi il 90% della ricchezza mondiale, ci porta ad affermare che la lotta di classe, anche se in forma rinnovata, ha ancora un senso. Quel 10% peraltro non ha alcuna intenzione di ridurre o rivoluzionare il proprio modello di produzione e sviluppo capitalistico. Chi detiene il potere globale, il cambiamento climatico, intende affrontarlo in altri modi rispetto a quello che possiamo pensare noi, con concentrazione di potere e di risorse, privatizzazione delle foreste, l'inserimento massiccio degli OGM, degli organismi geneticamente modificati, produzione e vendita di armi, delocalizzazione urbana nelle aree a rischio, nuovi modelli abitativi. Ecco quindi che giustizia climatica e giustizia sociale non sono elementi separabili. Chi colloca le lotte ambientali su un gradino diverso dalle lotte sociali impedisce la ricomposizione necessaria ai processi di cambiamento reale. L'iniziativa dal basso dei movimenti sociali, in tutto il mondo, è la sola che può sovvertire questa tendenza capitalistica alla distruzione del pianeta. Debito, crisi della democrazia, giustizia climatica, giustizia sociale, austerità, migrazioni, sono terreni sui quali dobbiamo riappropriarci in forma unitaria. Ecco che la sfida che tutti siamo chiamati è quella della ricostruzione di un forte movimento di lotta ricompositivo, che affronti la crisi economica con il rilancio della riconversione ecologica delle produzioni, che saldi le lotte ambientali alle piattaforme di lotta salariali e sociali. Sindacalismo allo stato puro, ambientalismo come elemento separato, particolarismo ed estraneità ai conflitti ci porteranno ad una sconfitta epocale, con milioni di perdite ora e anche per le future generazioni. Ecco quindi che il pensare globale e l'agire locale non deve essere elemento circoscritto all'aspetto ambientale, ma deve assumere una visione ricompositiva, sociale, articolata. Per questo riteniamo indispensabile saper agire su vari livelli. Partiamo dall'articolazione e dal radicamento dei conflitti territoriali. Non mi soffermo su quelli sindacali perché voi ne siete protagonisti e testimoni quotidiani. Non parlo della rete sociale perché so essere affrontata in altri interventi. Cerco di riportare la vostra attenzione sul prezioso lavoro dei comitati e delle associazioni ambientaliste che va sostenuto e allargato. Per una fotografia dello stato attuale, ci aiuta molto la mappa dei conflitti ambientali, dove ai tanti puntini sparsi sulla penisola, nella nostra regione, corrispondono situazioni di lotta collettive dove donne e uomini si battono contro la presenza o la costruzione di centrali a combustibili fossili, inceneritori, centrali, biomassa, biogas. Si oppongono alla cementificazione pianificata o selvaggia, alle piccole e grandi opere che devastano i territori, denunciano la presenza e i pericoli delle discariche, degli impianti di trattamento di rifiuti speciali e pericolosi. Resto convinto che tutti noi dobbiamo far crescere la consapevolezza
della necessità di ricomporre questi frammenti e ricostruire legami tra i vari settori sociali per ricucire ed affermare modelli di produzione e consumo con l'ambiente in cui viviamo. Dobbiamo riaffermare la convinzione che non possiamo aspettare il miracolo derivato dagli accordi mondiali, perché saranno piuttosto le tante piccole battaglie vinte insieme nei territori che potranno farci vincere la guerra globale e i cambiamenti climatici. Ma per imporci abbiamo bisogno di intrecciarci, condividere le nostre esperienze, contribuire insieme alla formazione di un movimento capace di costruire un progetto alternativo in grado di affrontare realmente le sfide epocali che stiamo vivendo. Proviamoci tutti insieme nelle iniziative di avvicinamento e poi nella giornata del 27 ottobre, ma non fermiamoci a quella data e proviamo a proseguire insieme.